Ciao a tutti, con questo video iniziamo un nuovo progetto di informazione e divulgazione rivolto alle pazienti dei centri di senologia di tutta Italia e a quanti siano interessati alle patologie senologiche. Il quaderno della paziente è stato pensato e realizzato per fornire delle informazioni di carattere il più comprensibile e chiare possibili e fornire anche delle indicazioni del carattere più pratico possibile alle donne che sono affette dal tumore al seno e di altre patologie di carattere senologico. Il tutto con un quaderno che possa essere consultabile in ogni momento, che vada, diciamo, ad esplorare tutto ciò che riguarda la patologia mammaria. Vedremo insieme quindi le fasi salienti del percorso terapeutico, la diagnosi, la cura e più in generale l'assistenza alla paziente stessa. Queste fasi si articolano in un percorso multidisciplinare, ove ogni professionista collabora al fine di garantire una continuità assistenziale e una vera e propria presa in carico della paziente stessa. All'interno della Breast Unit, il centro di senologia, tutte le figure multidisciplinari si riuniscono con cadenza settimanale per discutere il planning preoperatorio, operatorio e postoperatorio delle pazienti stesse. All'interno di questo meeting multidisciplinare vengono prese le migliori decisioni per la cura e l'assistenza delle pazienti stesse. Si tratta di una vera e propria opportunità di cura ed assistenza, regolata ovviamente da linee guida nazionali che permettono alla donna di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere seguita da figure professionali dedicate, super specialisti, ma soprattutto di essere accompagnata a 360 gradi dall'inizio alla fine nel percorso di malattia fino alla stessa guarigione. È bene ricordare che il ruolo del medico rimane fondamentale. Questi articoli non possono e non devono sostituirsi al colloquio diretto medico-paziente. Soltanto il medico potrà fornire, infatti, dopo attenta valutazione personale, familiare e clinica, le informazioni e consigli utili per il caso. Infatti, ogni singolo caso è diverso dall'altro. Con questo progetto vogliamo favorire la comunicazione medico-paziente e fare in modo che sia un dialogo costruttivo, basato sulla fiducia reciproca. Grazie per l'attenzione, speriamo che questo video sia stato interessante e ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, mettete mi piace a questo video e sugli altri canali disponibili. A presto. A presto. A presto.